Ed in vista delle primarie della Lega Nord di sabato prossimo, Matteo Salvini ha visitato svariate città del Veneto. L'abbiamo raggiunto a Verona, sentiamo cosa ha detto. La Lega è un movimento folle che ha cambiato e cambierà il mondo, non solo l'Italia ma anche l'Europa. E quindi è bello esserci con tanta gente questa giornata di Veneto, Rovigo, Vicenza, adesso Verona. Non ho trovato sbandamenti, non ho trovato spaccature, ho trovato tanta voglia di lavorare, tanta voglia di lavoro, che è l'emergenza, nonostante a Roma, se parlino di tutt'altro, le decadenze di Berlusconi, Renzi e Cooperlo, la gente vuole lavoro e vuole stare tranquilla in casa sua. Quindi la Lega si concentrerà su questi due temi, lavoro e tranquillità, e penso che faremo una bella battaglia. Primarie che sono un po' una sfida tra il vecchio e il nuovo. No, Bossi non sarà mai il vecchio, Bossi è un papà, io ho fatto la tessera della Lega perché mi ha ridato coscienza di essere... È un competitor. Ma le primarie saranno sabato, innanzitutto ci saranno migliaia di persone che andranno a votare a Verona, Vicenza, Treviso, a Milano, a Bologna, e questo per la Lega è una prima volta ed è un bel segnale. Secondo, non è detto che dobbiamo arrivare in due, a me piacerebbe arrivare insieme alla dirittura d'arrivo. Terzo, il confronto è comunque sulle idee, non voleranno gli stracci come in casa del Partito Democratico, Bossi ci ha portato fino a qua, semmai andremo avanti sulle nostre gambe, ma con 17.000 persone sarà un bel viaggiare. Sempre nell'area del centrodestra? Sempre Lega Nord. Alle europee saremo orgogliosamente Lega Nord, gli unici probabilmente a combattere contro questa Unione Sovietica Europea e contro quello strumento criminale di distruzione di massa che è l'euro. E poi a livello locale l'alleanza col centrodestra va bene, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, Patichiara, Amicizia Lunga, c'è un programma che viene rispettato e dà buoni frutti, in tanti comuni dà buoni frutti. Purtroppo il centrodestra quando va a Roma cambia, si trasforma in quello che vota la legge Fornero sulle pensioni, che è una porcheria. Quindi vedremo, no? Non parlo di alleanze a livello nazionale adesso perché mi interessa veramente poco. Penso ai comuni dove ognuno potrà decidere se la Lega andrà da sola, andrà con le liste civiche o andrà in alleanza, e penso alle europee, che è la battaglia delle battaglie, dove o ribaltiamo e ricostruiamo questa Europa rottamando se serve questo euro, oppure sono tutti sforzi che non servono a niente. Tosi un candidato che con la Lega va oltre la Lega? Beh, Tosi è uno degli uomini migliori che abbiamo, eh. Ha dimostrato di fare, di saper fare, molti dicono faranno, lui può dire ho fatto, Verona l'ha ribaltato con un calzino, riuscendo anche a portare sotto il simbolo della Lega, in area Lega, gente che in base ai fatti si è avvicinata, quindi spero che un domani possa riproporsi a livello nazionale questo disegno. Io mi occupo non del dopodomani ma dell'oggi, e quindi oggi la Lega ha bisogno di correre, le battaglie non ci mancano. Questo è un governo che non ci ha ancora spiegato a fine anno se l'IMU si paga o non si paga, come si chiama la tassa dei rifiuti. È un governo che sta massacrando i comuni, quindi penso che Roma e Bruxelles siano due giganti dei piedi d'argilla, e con qualche bella spallata ben assestata, se serve disubbidendo, cosa che inviterò la Lega a fare, penso che la diga salterà. Sicuramente il rinnovamento comunque è una parola d'ordine, insomma, per questa Lega che ha le idee molto chiare nel candidare appunto Matteo Salvini per la segreteria, nell'avere Flavio Tosi già avanti per le primarie del centrodestra. Ma noi, a differenza di altri, non abbiamo bisogno di inventare progetti, simboli. Noi sappiamo, quando si parla di indipendenza da Roma e da Bruxelles, significa che vogliamo e possiamo far da soli. Io al PD e al PDL non invidio niente perché non capisco qual è il loro progetto. Io so dove vogliamo andare, in questi anni non ci siamo riusciti perché abbiamo pensato di cambiare passando da Roma, ma non si cambia passando da Roma. Adesso ad esempio abbiamo le tre regioni, e da eventuale futuro segretario della Lega la metà del mio tempo lo passerò in Veneto, perché qua la battaglia per l'indipendenza è la battaglia delle battaglie, che magari servirà come cardine anche ai lombardi, ai piemontesi, agli emiliani. Quindi se passa il concetto di indipendenza, se passa il referendum in Veneto, è fatta per tutti.